perché contro il Legnano, perché abbiamo perso una partita e non abbiamo fatto punti, quindi è la terza domenica di fila che perdiamo, quindi veniamo da tre sconfitte consecutive, che di sicuro non è il miglior momento della Castellanzese. Poi la partita credo che è iniziata forse come meglio non si poteva, nel senso che abbiamo trovato il gol, credo, la prima vera occasione. E credo, se posso permettermi, di dire anche che abbiamo fatto un bellissimo gol, perché una buonissima parte di Riccardo Cucuzzaibe si è trovato coperto col portiere. Poi invece ci siamo un pochino sciolti per bravura loro. Io dico l'episodio del calcio di rigore, che gli ha fatto trovare il pareggio quasi, non dico immediato, ma magari nel momento che si poteva cercare di chiudere il primo tempo in vantaggio, e subito dopo invece con entusiasmo loro e la loro qualità, la loro bravura, hanno anche raddoppio. Quindi stare a parlare del primo tempo 2-1, credo che le occasioni sono state abbastanza equilibrate, cioè la partita era equilibrata. Poi nel secondo tempo invece ho avuto l'impressione che noi sì, un po' in confusione, però abbiamo cercato di mettere un po' il cuore oltre l'ostacolo e abbiamo cercato un po' confusionariamente di mettere la palla, di far arrivare la palla nell'area di rigore avversario. Abbiamo avuto un paio di occasioni, una con Mandelli, un paio di mischie, un paio di punizioni dal limite dell'area con Cocuzza. E poco altro. Intanto io è la quarta partita e devo essere sincero, però è anche la prima vera settimana intera, perché nella prima settimana dopo la partita con lo Stresa io sono arrivato il giovedì, ho fatto un allenamento il sabato mattina, abbiamo giocato con lo Stresa e forse il livello, la prestazione fatta in casa dello Stresa probabilmente anche al di sotto della testa di oggi. 3 giorni dopo siamo andati a Sesto Volante, abbiamo perso una partita che era rocambolesca, perché si eravamo 0-2, poi abbiamo perso 3-2. Domenica abbiamo completamente, non dico ciccato la partita, ma la terza nei 7 giorni, e anche lì dopo un allenamento, perché, anzi due, nel giovedì, dopo la trasferta di Sesto, il sabato mattina, una rifinitura, abbiamo cercato di gestire un po' le energie e abbiamo preparato un po' le partite. Questa è stata la prima vera settimana. Sono convinto che io non ho la bacchetta magica, però ci vorrà del tempo. Probabilmente questa squadra ha delle caratteristiche e io ho un'idea che è quella di provare a giocarsela un po' con tutti, cercando di far arrivare la palla il più possibile agli attaccanti per mettere in condizione di fare gol e di far vincere la squadra, perché penso che se uno fa l'attaccante è più propenso rispetto a un centrocampista o un difensore, no? Si trova più facilmente davanti alla porta. Probabilmente mi devo io un po' adattare a loro, sicuramente c'è bisogno ancora un po' di tempo, ma devo essere bravo a capire qual è l'abito migliore per questa squadra. Quindi non ho ancora trovato il vestito migliore, è come presentarsi a un matrimonio e magari andare in costume. Ecco, quindi facciamo un po', non dico facciamo un po' ridere, però devo trovare il modo di farmi rendere al massimo, e sono onesto, qualche ragazzo ancora non lo conosco benissimo.